Presidente Maffeo, 100 anni della LILT, 100 anni che significano prevenzione, salute, e su questa linea si continuerà? Sicuramente, sicuramente. Stiamo attendendo in questi giorni grandi cambiamenti a livello governativo. La sanità noi sappiamo che è regionale, però gli input e le linee di indirizzo ci derivano dal governo. Cambierà qualcosa? La nostra linea sicuramente non cambierà. Noi promuoviamo salute. Portiamo avanti la prevenzione primaria e secondaria e soprattutto abbiamo un obiettivo chiaro: mortalità zero per tumore, quindi più diagnosi precoce, più terapia radicale che è anche risolutiva, meno cure, meno spesa sanitaria, e quindi la LILT ha ancora non solo 100 anni ma ancora di più. E ancora di più nel corso di questo nuovo secolo. Presidente, una giornata, una mattinata lunghissima, ricca di appuntamenti, iniziata con la camminata della salute, artisticamente LILT, poi il convegno qui al vestibolo. È soddisfatta di come sono andate le cose, di tutte le persone che sono intervenute e hanno dato il loro contributo? Beh, la cosa più bella è stato vedere tante pazienti e tanti colleghi, veramente tanti colleghi, tutta l'oncologia, la chirurgia della provincia di Caserta, prima e dopo, pensionati e giovani, decisori ed esecutori e professionisti. È stato veramente bello, veramente sono orgogliosa che la LILT ci permetta di raggiungere tante persone. È uno strumento importantissimo. Spero che anche Caserta, noi già abbiamo dei buoni rapporti con le aziende sanitarie, adesso con l'azienda sanitaria ancora di più, col dottore Blasotti, con l'azienda ospedaliera. Stamattina probabilmente è una giornata lavorativa, quindi ci rendiamo conto e faremo avere il nostro riconoscimento all'azienda ospedaliera, perché siamo componenti del comitato consultivo misto e quindi abbiamo un pochino anche di voce a proporre eventuali modifiche, integrazioni, a fare proposte per il miglioramento dei pazienti oncologici nelle cure e nei percorsi. Allora, viva la LILT, viva la prevenzione. Un'ultima battuta, facciamo un appello perché si faccia prevenzione. L'appello è soprattutto per gli screening, però noi sappiamo bene che spesso le donne vanno fuori del contesto screening, preferiscono fare un percorso personalizzato. Va bene, purché si faccia e in qualche modo facciano arrivare, un po' come abbiamo fatto con le vaccinazioni, facciano arrivare le risultanze, i referti anche all'azienda sanitaria, in modo che possiamo dare dei dati più veri rispetto a quelli che invece poi ci troviamo ad avere. Bassa adesione allo screening, spesso non è vero, perché tante donne vanno nel privato, si organizzano a modo loro. Quindi la costruzione di una rete oncologica e di una rete di flussi informativi che ci consenta di raccogliere anche questi dati all'esterno, periferici, sicuramente ci permetterà di raggiungere risultati percentuali estremamente brillanti.